Giulio Borghi, a lei la parola, senatore. Grazie, signor Presidente. Allora, parliamo un attimo di questo tesoro. Di questo tesoro lasciato ai nostri figli. Allora, spieghiamo un po' come funziona, perché qua vedo, come sempre, che in casa degli adepti dell'ex Presidente Conte ci si dimentica come funziona. Perché se no sembra che siano dei regali, il tesoro, no? Ci regalano i soldi, ma che meraviglia! Potrei quasi cambiare idea io nei confronti dell'Unione Europea, quasi. E potrebbe anche quasi risultarmi così un aspetto positivo, direi, fra tante cose sbagliate, le case green e così via, però guarda, ci hanno dato questo tesoro. Allora, spieghiamo bene. Il PNRR è composto parte da prestiti e parte da sovvenzioni. Come funzionano i prestiti? I prestiti semplicemente è l'Unione Europea che prende a prestito del denaro esattamente come se fossero dei BTP e ci rigira il quantitativo. Questi poi devono essere ritornati. Praticamente l'unica differenza fra emettere un BTP e il PNRR, quantomeno parte debito, che è la principale, è che non stanno immediatamente sul conto del tesoro, ma l'emissione è da parte dell'Unione Europea, ma dal punto di vista contabile è esattamente identico. Quindi noi stiamo facendo il debito, quello che è il fardello per le nuove generazioni, l'orribile debito pubblico, no? E così via. Quindi questo, a giudicare dalle solite parole di tutti quando parlano del debito pubblico, quindi questo non tesoro, ma fardello per le nuove generazioni è tutto in carico nostro. Se uno va sulla pagina del MEF trova esattamente il dettaglio delle cifre ricevute e delle rate da ripagare. Faccio notare, per esempio, che fra pochi mesi cominciano le prime rate per ripagare quello che era un altro tesoro, che era il SURE, no? All'epoca fioccavano le sigle. Ecco, credo, se non mi ricordo male, che nel secondo semestre dell'anno precedente, se non sarà così, è il primo, perché nel grafico non si vede benissimo, ma se non è quello, è nel primo semestre del 2025, bisogna cominciare a restituire i soldi arrivati dall'Unione Europea. Cos'è la differenza fra i due indebitamenti? Beh, l'argomento di molti ultraeuropeisti dicono: beh, però paghiamo degli interessi più bassi. Ora, a parte che ancora non è chiaro il meccanismo, io nonostante tutto, nonostante faccia parte della maggioranza, nonostante sia dello stesso partito del ministro dell'economia, si fa ancora fatica perché non lo sanno neanche al MEF, com'è la formula con cui gli arriveranno i conti, non si sa bene cos'è il costo in termini percentuali, ma supponiamo che sia un pochettino più basso rispetto a quello delle nostre emissioni. Di sicuro non può essere più basso rispetto alla differenza fra lo spread che paga l'Unione Europea e quello che paghiamo noi. Quindi stiamo parlando di una differenza che non può essere superiore al punto percentuale. Bene, ma che differenza c'è se questi soldi li otteniamo con i nostri BTP oppure con questo sistema bizantino? Beh, la differenza dal punto di vista puramente ragionieristico alla fine è nulla, perché è evidente che se io emetto dei BTP, al momento del pagamento delle cedole, già subito una parte, vale a dire il 12,5%, viene recuperata in termini di tasse. Viceversa, per la restituzione all'Unione Europea non paghiamo assolutamente nulla, non incassiamo assolutamente nulla, scusate. Dall'altra parte è evidente che se le emissioni sono come le ultime che sta effettuando il Tesoro, vale a dire quelle mirate ai cittadini italiani, tipo i BTP Valore, beh, ogni interesse pagato viene pagato a un cittadino italiano, il quale cittadino italiano riceve questi interessi e probabilmente li spende. Nel momento stesso in cui inizia a spenderli, ecco che lo Stato italiano comincia a rincassare dei soldi derivanti da IVA, e ogni altro tipo di tassazione,
che questa spesa produce, oltretutto la produce normalmente sul territorio italiano. Quindi è un rimettere in circolo denaro per l'economia. Gli tassi di interesse che noi dobbiamo pagare all'Unione Europea sono pagati secchi all'esterno, quindi noi non vediamo niente. Per cui dal punto di vista della convenienza ragionieristica, il PNRR, questo regalo, questo tesoro, no, del Presidente Conte, non ci conviene. D'altra parte, io continuo a insistere, una roba negoziata da Conte Gualtieri. Ma vi pare mai che potesse essere questa gran convenienza? Ma le avete controllati? Quindi dal punto di vista ragionieristico non c'è purtroppo niente da dire. Non è conveniente. Ci siamo trovati dentro in questa situazione e bisogna cercare di gestirla al meglio. Ma adesso vediamo un po' cos'è la differenza fra un'emissione di BTP che abbiamo detto normalmente ci conviene di più e quello che stiamo facendo. Beh, quello che stiamo facendo, signori, e mi rivolgo a tutti i miei colleghi che sono intervenuti lamentando l'esautorazione del Parlamento. Ma il PNRR è l'esautorazione del Parlamento. Ma se noi diciamo che ci facciamo consegnare dei soldi che dobbiamo restituire esattamente come se fosse debito nostro dall'Unione Europea, posto che l'Unione Europea ci dica come fare con 1000 paletti che costringono il governo a 2000 decreti e a una continua decretazione d'urgenza in modo tale di essere in linea con le milestone previste da qualcun altro e i salti mortali che sta facendo, glielo devo riconoscere, il ministro Fitto per riuscire a spostare quanta più parte di questi soldi da cose inutili, come erano invece previste inizialmente dai paletti messi dall'Unione Europea, per cose che invece fortunatamente sono un pochettino più concrete. Ci ricordiamo che c'erano delle percentuali monstre dedicate alla transizione, alla parità di genere, cose di questo tipo, che in una maniera o nell'altra fortunatamente con una modifica e l'altra sono riuscite a essere indirizzate verso delle cose produttive. E quindi è ovvio, il PNRR uguale meno Parlamento. Basta che uno lo sappia, più PNRR, meno Parlamento. Poi non lamentiamoci, perché sono altri che decidono per noi, sono altri che decidono come bisogna fare, con un sistema e una velocità di applicazione che è solo ed esclusivamente governativa, non ce la potremmo fare. Quando uno dice che è un decreto omnibus, ma ci credo, ma ci sono dentro delle cose che a me, nel PNRR, nei vari decreti PNRR, che a me come parlamentare piacerebbe molto avere più sotto il mio controllo. Piacerebbe molto avere dei decreti omogenei, uno che parla di lavori pubblici, uno che parla di sicurezza sul lavoro, uno che parla cultura, uno che parla di assunzioni tante contestate nei ministeri o similari. Certo, mi piacerebbe molto avere lo scrutinio, ma non è possibile fare 20 decreti che tutti vengono controllati e tutti vengono discussi o dei disegni di legge. Bisogna necessariamente affidarsi a dei decreti legge che siano omnibus, perché sennò altrimenti la beffa. Noi ce li prendiamo a prestito, noi li dobbiamo restituire, ma questi neanche ce li danno. E noi quindi dobbiamo pagare per il PNRR degli altri paesi e noi non riceveremo i nostri soldi perché diventiamo inadempienti. Questo è stato un meccanismo clamoroso di deresponsabilizzazione, di perdita di sovranità del Parlamento, quello congegnato dal signor Conte e dal signor Gualtieri. Basta che ce lo ricordiamo, non stiamo qua a lamentarci, il governo cattivo. Il governo fa quello che può, fa buon viso a cattivo gioco, perché questa cosa è stata inserita dentro in un sistema negoziato da altri e che è contro il Parlamento. Basta ricordarlo. E adesso arriviamo invece alla parte dei grant, no? Però c'è anche una parte di sussidi. E quindi saranno dei regali questi, sarà questo forse il tesoro, sarà la parte piccola derivante dai sussidi, non quella del prestito. E no, signori, purtroppo neanche questo è così. Neanche questo è così, perché la parte dei sussidi, e basta vedere cosa sono state le comunicazioni recenti da parte dei commissari economici, fra cui anche l'ottimo Gentiloni, all'interno dell'Unione Europea, per capire che in questo momento l'Unione Europea ha un lievissimo problema, si sta rendendo conto che anche per loro, dato che sono saliti i tassi, salgono i costi relativi a questo PNRR e ogni costo aggiuntivo della parte dei sussidi
viene ripartito esattamente con gli stessi criteri con cui normalmente vengono ripartiti i costi di tutta l'Unione Europea. Quindi la nostra quota parte, quella che normalmente ci vede pagatori netti, è esattamente ripartita nello stesso modo, per cui nel bilancio dell'Unione Europea, quello in cui noi partecipiamo direttamente, ecco che magicamente noi dobbiamo metterci soldi, e quanto più salgono gli interessi, quanto più ne dovremo mettere. Questa è la parte, diciamo, dei grant, no? Cioè vale a dire dei sussidi. Quindi non c'è nessun tesoro, non c'è nessun regalo, c'è un sistema di eliminazione, mi verrebbe da dire, non riuscivo a trovare la parola, ma di eliminazione della possibilità di controllo del Parlamento su cifre così importanti, a cui noi dobbiamo necessariamente fare fronte, perché ci siamo trovati il pacchetto pronto. E io veramente apprezzo moltissimo il lavoro del ministro Fitto. Se non ci fosse uno così attivo, guarda, c'è anche il rischio che poi i risultati sarebbero stati disastrosi. Sono contento? No, non sono contento. È il mio ideale? No, non è il mio ideale. A me piacerebbe che questi soldi fossero tranquillamente ottenuti con dei titoli di Stato e poi si decideva noi sul momento che cosa fare, anche perché buona parte di questi obiettivi sono già obsoleti. Viceversa, guarda caso, le risorse che noi possiamo ottenere sui mercati finanziari, ecco che sono pronte per la decisione di tutti. Ma quello dovrebbe essere chiaro a tutti. Ogni volta che parliamo di PNRR non lamentiamoci se il Parlamento opera sempre di meno, e stiamo attentissimi quando in futuro l'Unione Europea ci proporrà altre forme di debito, perché le sirene hanno già iniziato a suonare. Giavazzi, basta leggerlo sul Corriere della Sera come martella ogni volta che bisogna fare un fondo comune per la difesa comune. Attenti, e lo dico anche a chi ogni tanto fra gli alleati si lascia... La prego di concludere, senatore. Chiudo, grazie. E lo dico anche a chi fra i miei alleati si lascia tentare dalla sirena del debito comune per la difesa comune. Non è la strada giusta. La difesa comune, bisogna stare molto attenti, perché la difesa di qualcun altro, esattamente come le decisioni del PNRR, sono le decisioni di qualcun altro. Quindi, ovviamente, noi votiamo a favore perché è stato fatto un grande lavoro di rimodulazione, ma non tiriamo fuori ancora storie relative a tesori o regali, perché qui di tesori e regali non ce n'è proprio manco un centesimo. Grazie, senatore Borghi.